Stiamo registrando. Ciao a tutti, bentornati sul canale. Scusate, sono a posto più o meno. Cosa volevo dirvi? L'altro giorno stavo guardando un canale che è quello che era Sweet as a Candy di Federica Piccinini, in cui mostrava dei prodotti che le erano stati inviati. Leggevo sotto i commenti. E una ragazza dice: perché non fai un giveaway regalando tutti questi prodotti che ti arrivano, che sicuramente sono tanti e non riesci a usarli tutti? E la risposta di Federica è stata: non lo faccio perché è vietato dalla legge. Non so come facciano le altre youtubers a fare i giveaway. Allora, io sono andata a guardarmi allora un po' di video per capire qual è questa legge di cui si parla. YouTube si rifà alla legge del proprio paese, siamo in Italia, e si parla di concorsi a premi con vincite di un certo costo o altro, in cui servirebbe iscriversi a non so che cosa, ci serve il notaio per l'estrazione di qua e di là. E io mi dico, ma quello che noi chiamiamo giveaway non è altro che un regalo che le youtuber fanno agli iscritti. Ovviamente, non potendo fare un regalo ad ogni iscritto, si va a sceglierne uno a caso, giusto? È quello il concetto. Il chiedere di essere iscritti è semplicemente perché, siccome si vuole fare il regalo ai propri iscritti, non vai a fare il regalo a un'altra persona. Cioè, se devi fare il regalo, devi scegliere uno tra tutti quelli che compiono gli anni, non vai a sceglierne uno che non compie gli anni quel giorno, per dire, per esempio. E quindi mi ha lasciato un po' lì la cosa. Però, ho detto, se è un regalo, e lo intendiamo come regalo e non come un concorso a premi, perché è un regalo, è un dono, io scompro delle cose io con i miei soldini e decido a caso di regalarle a uno di voi a cui queste cose sono interessate. Non sto chiedendo denaro indietro, non sto facendo pagare le spedizioni, eccetera. Però allora, se si vuole proprio essere così pignoli, la legge vieta anche di fare pubblicità alle ditte, anche quelle che ti inviano gli oggetti. E allora, come ce la spieghiamo questa cosa? Quante youtuber di un certo calibro ricevono? Ho parlato di Federica Piccinini perché è da lei che ho visto questa cosa, è lei che ha dato questa risposta, non perché la voglio tirare in causa per nessun motivo, ci mancherebbe altro, assolutamente, perché l'ho visto sul suo canale in uno degli ultimi video di spacchettamento. Sotto a una risposta lei rispondeva che era vietato il giveaway, solo per quello che è iniziato tutto il discorso. Lei non c'entra nulla, è solo la risposta che ha dato che mi ha fatto fare tutto un altro ragionamento. Andando a vedere la legge, noi non potremmo neanche fare pubblicità ai prodotti che ci vengono regalati, perché è una pubblicità di quelle vietate. Nel momento in cui ti arriva un prodotto da una ditta che te lo manda per farsi fare la pubblicità tramite te, senza pagare i diritti pubblicitari e tutte le altre menate che ci sono, tu gli stai facendo pubblicità. Allora, da quel punto di vista, io non capisco come le persone di un certo livello, con tanti iscritti, si possano permettere di fare pubblicità a determinate ditte, che è vietato per legge, e non facciano i giveaway perché è vietato per legge. Per me è un po', non so se ho capito giusto. Io l'ho intesa così, perché nella legge c'è proprio scritto che è vietato fare pubblicità alle... Poi non so, se qualcuno di voi è più informato di me, me lo scriva sotto, che così ci capiamo meglio. Non vorrei dire una cosa per un'altra, però sono andata a vedere diverse normative, sono andata a vedere le normative sulla pubblicità occulta e o altro, e non proprio occulta. E so che è vietato farla, per cui io rimango nel dubbio. In questo momento, da questo momento in poi, siccome il mio regalo finirà, quello che definisco giveaway, finirà il 21 ottobre alle 24, poi l'estrazione io definirò il regalo per voi, gli cambierò il nome, visto che questo nome giveaway dà così tanti problemi. In effetti l'altra volta, quando io ho fatto il giveaway e il video dell'estrazione del giveaway, qualcuno deve averlo segnalato a YouTube, perché YouTube mi aveva dato il messaggio che mi aveva tolto la monetizzazione a quel video perché il video aveva dei contenuti che non andavano bene, non si era capito che cosa.
Poi ti chiedeva anche se, che se non eri d'accordo con YouTube, potevi dirlo, c'era tutta la procedura da fare, YouTube avrebbe guardato il video e rivalutato. Infatti YouTube ha controllato il mio video e mi ha riattivato la monetizzazione. Può essere che magari qualcuno scontento del fatto che non ha ricevuto il regalo può aver segnalato il video. Penso, io non so come funzioni. Per cui YouTube, vedendo giveaway, aveva pensato non è adatto alla monetizzazione, senza andare a visionare il video, solo per la segnalazione. Penso, perché dopo mi ha detto no, lo rivalutiamo, andiamo a ricontrollare. L'hanno ricontrollato e me l'hanno lasciato, l'hanno in automatico rimonetizzato loro. Per cui per me tutta questa cosa è un po' strana. Cioè, vedi che si pubblicizza qualunque cosa su YouTube di regali fatti a youtuber, soprattutto quelli molto famosi, gli arriva di tutto e di più e gli fanno video spacchettamento, tutte cose così in cui c'è anche la pubblicità e quindi vuol dire che il video è monetizzato, perché se non apparisse la pubblicità potrei dire vabbè, ha fatto la pubblicità a quel prodotto, però non ha monetizzato il video. Invece sono video monetizzati, c'è cioè la pubblicità in quei video. Allora, la mia domanda è, la legge vale per i giveaway, non vale per la pubblicità occulta ai prodotti? Oppure, cioè, sono leggi diverse, hanno peso diverso? O forse solo perché il giveaway è un regalo da fare agli iscritti e comporta delle spese da parte di chi lo fa, comprese le spese di spedizione, e per cui magari certi youtuber non vogliono tirar fuori i soldi dalle loro tasche? Non lo so, forse mi sbaglio, no, non è un video polemica, perché io dico, cavolo, non, visto che hanno parlato di multe di 5.000, 20.000 euro, delle cifre assurde, dico, cavolo, io per fare un regalino a uno dei miei iscritti devo andare a pagare 20.000 euro di multa? Cioè, mi verrebbe il coccolone, cioè vendo casa per pagare 20.000 euro di multa, non lo so cosa devo fare. È questo che mi stupisce, però fanno lo stesso i video che sono vietati pubblicizzando i prodotti delle ditte che glieli mandano gratis e lì non c'è la multa. No, non lo so, non so se ho creato un polverone per niente o altro, se qualcuno mi può dare delucidazioni a riguardo, perché io imballo questo giveaway e non vorrei rischiare una multa di 20.000 euro. Oppure quando faccio il video dei miei prodotti comprati alla Coop, sto facendo pubblicità occulta alla Coop e quindi becco una multa anche per quello. Allora, a parte cose fatte in casa da noi, non si potrebbe girare più o opinioni espresse, a meno che anche le opinioni non si possa più dire la propria, non si può più stare su YouTube a questo punto, perché di che cosa parliamo altrimenti? Del tempo che fa? Ah, fuori c'è un po' nuvolo, un po' di sole. Ragazzi, venitemi incontro, ragazzi, ragazzi, venitemi incontro, spiegatemi perché veramente io mi inizio a preoccupare. Deve essere una cosa piacevole, una cosa per stare insieme e farci compagnia. Il regalo è un regalo, nulla di più, non ha nessun altro fine o altro scopo se non fare il regalo. E quindi non capisco tutto questo polverone. Se mi potete aiutare scrivendo sotto nei commenti cosa ne pensate, vi ringrazio tantissimo. Alla prossima, ciao!